Ciao! Le mascherine non si trovano, ce ne sono poche in commercio perché non arrivano e molto spesso ci ritroviamo senza, oltre al fatto che ci sono prezzi esorbitanti. Anche noi farmacisti ci ritroviamo a lavorare senza mascherine di ricambio. Le mascherine andrebbero cambiate tutti i giorni perché senza cambiarle, senza una corretta igiene, un corretto uso della mascherina, potrebbero diventare un ricettacolo di virus piuttosto che una protezione valida. Per questo motivo ho deciso di invitarti nella mia cucina e insegnarti come noi farmacisti le sanifichiamo e disinfettiamo ogni giorno. Così lo potrai fare anche tu. Ecco come anche tu a casa tua puoi sanificare giornalmente la tua mascherina. Quali sono gli strumenti di cui hai bisogno? Alcol rosso denaturato, un contenitore alto oppure anche una pentola con un coperchio. Apri il contenitore. All'interno ci metti un po' d'alcol. Non deve essere pieno d'alcol perché la mascherina non deve toccare in alcun modo l'alcol. Infatti, se la mascherina si bagnasse, perderebbe il suo potere filtrante. Ti faccio vedere, vedi quanto alcol che c'è, molto poco. A questo punto prendi il coperchio e con la mascherina piatta la leghi incrociando gli elastici in modo che la mascherina rimanga assolutamente piatta. Vedi che se faccio così non scende. A questo punto chiudi il coperchio, l'alcol che c'è all'interno evaporando andrà a sterilizzare la mascherina senza però bagnarla. All'interno di questo contenitore si mantiene la mascherina per 2-4 ore. Ti raccomando di non superare le 4 ore perché la mascherina potrebbe bagnarsi anche con i vapori e quindi in questo modo non è efficace. Adesso sai farlo anche tu, quindi mi raccomando, disinfetta tutti i giorni la tua mascherina.